Com'era prevedibile, la discussione sull'affidamento del servizio di telecontrollo, sollevato settimane addietro dalla stampa, suscitando posizioni, valutazioni e richiami tra le parti, è stato un po' il cuore, anche se convulso, del Consiglio Comunale di Castrovillari, con una botta e risposta senza esclusione di colpi tra le parti. In particolare il dibattito, partendo dal fatto rimbalzato in queste settimane che il consigliere Nicola Di Gerio, capogruppo del PD, è il rappresentante legale della cooperativa alla quale è stata affidata in maniera diretta, condetermina come consente la legge a tali tipi di società e per importi al di sotto di 40.000 euro, il servizio per la somma lorda di 13.000 euro annui si è alternato sull'opportunità politica dell'azione che per i consiglieri Peppino Pignataro e Serena Carrozzino di Alternativa Popolare doveva portare per correttezza l'esponente di cui hanno sottolineato le capacità umane a dimettersi dopo essersi assunto le proprie responsabilità. È una questione morale, perché sei consigliere nello stesso tempo presidente della cooperativa, quindi ti dovresti dimettere. Stasera avresti dovuto portare le dimissioni e sarebbe stata una correttezza unica nei confronti della città e di questa stessa. È interessante dire subito che, come sembra sia stato acclarato, non esiste una reale incompatibilità e che l'incarico è stato dato nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tuttavia, sarebbe dovuto venire in aiuto il più semplice concetto, che abbiamo ripetuto tutti, dell'inopportunità politica, che non è regolato da nessuna legge se non quella del buonsenso. Noi non siamo tenuti a decidere se l'atto, parlo della determina in questione, sia legittimo o meno. Sicuramente è molto inopportuno, poco morale e sicuramente poco trasparente. Richiami alla maggioranza e all'amministrazione per come si sono approcciati alla questione sono venuti dai consiglieri Ferdinando Laghi, Maria Antonietta Guaragna e Peppe Santagata. Da un punto di vista evidente, no, è evidente che non c'è nessuna incompatibilità, se no, cioè, ci sarebbe stata una contrarietà, una violazione di una norma imperativa, o te ne andavi, o decadevi, o venivano strappati i contratti. Non c'è nessun vizio sostanziale. Però in politica, Nico, c'è anche un problema, che è quello, giustamente detto in parte, dell'opportunità. Io l'ho già detto, e non dipende, non è una cosa personale, cioè qui sarebbe stata la stessa cosa nei confronti di qualsiasi consigliere di questa amministrazione, sia di un consigliere di maggioranza che di un consigliere di opposizione. Io ho avuto modo già di manifestare il mio pensiero in riunione di maggioranza, il pensiero del gruppo che rappresento, che è quello appunto di una inopportunità politica da parte del consigliere che riveste in questo momento il doppio ruolo. Di Gerio, poi, nel suo contributo, oltre ad affermare una vera mancanza di coesione in maggioranza, ha richiamato la legittimità dell'atto e le ragioni occupazionali del servizio che veniva svolto da anni. La ratio qual è? È che dal punto di vista tecnico la società cooperativa, e questo per me è un aspetto fondamentale, la società cooperativa è una società completamente diversa da quella, anche se equiparata nella società di capitali, come la società per azioni e la SRL, ma loro hanno, queste società hanno delle finalità di lucro, cosa che non ha una società cooperativa. Questo non lo dice Nicola Di Gerio, questo è disciplinato dal codice civile. Quindi significa che l'attività prevalente, la mutualità prevalente è destinata ai lavoratori. Quindi nessuno in questa confusione, nessuno ha difeso, ha parlato del diritto del lavoro. Per questo dicevo che il coordinatore di Forza Italia, che non è presente in questa città, deve ravvedere tutto ciò che ha detto. Critica sulla il lavoro che non c'è, caro sindaco.
Nessuno si è soffermato su dipendenti, su soci dipendenti. Cioè, vale a dire, non c'è profitto, vale a dire c'è uno stipendio nelle società cooperative, quindi non c'è divisione degli utili e non c'è speculazione di profitto. Detto questa nota, oltre alla mia incompatibilità, che non c'è, che lo stabilisce un articolo della legge, quindi non c'è. Quindi, caro, mi rivolgo anche se non ci sei, cara Carrozzino, Nicola Digerio non si dimetta, perché Nicola Digerio è stato eletto e vuole continuare a stare in questi banchi di maggioranza per dare un contributo con i suoi limiti, un contributo costruttivo alla città, non polemiche da bar dello sport come ha fatto il coordinatore di Forza Italia con il partito che non c'è, e lo ribadirò fino a fine mio, fine, a fine intervento.